mi è piaciuto il fatto che tutti i giovani fossero lì per la stessa cosa. Era bello essere lì tutti i giovani di tutto il mondo. È andato bene che ho visto tanti giovani uniti da qualcosa, che sono, parlano tanto che non c'è la speranza del futuro nei giovani, e questa secondo me era una dimostrazione che c'è speranza. E sicuramente il fatto di aver conosciuto tante persone nuove e di essere stata messa alla prova, perché per me è la prima GMG e quindi non la immaginavo così dura, in senso che me l'avevano spiegata ma non immaginavo così, però comunque sono contenta, è stata una gran bella esperienza. Questo sì. Sei contento di aver partecipato? Sì, volentieri, e credo che metterò da parte un paio di soldi per fare altre GMG. Ti è piaciuto? Moltissimo, perché è stata una esperienza di chiesa, quindi è stata un'esperienza di fede insieme a tanti altri giovani cattolici che ci sono in giro nel mondo, e quindi porto a casa questo di bello. Don Alfredo Borgosatollo, questi ragazzi secondo lei come l'hanno vissuta? Anche la pioggia così non ha rovinato quello che è lo spirito di ricerca, di preghiera, il desiderio di incontrare Cristo anche attraverso questa esperienza. L'hanno veramente vissuto bene ed è stata comunque una gran bella esperienza di chiesa, questo sicuramente sì. Ci siamo trovati molti ragazzi, abbiamo fatto tante amicizie. E non mi aspettavo neanche che ci fossero questi incontri di catechesi, in cui il nostro vescovo è stato molto vicino a noi bresciani e ci ha aiutato a capire la parola. E abbiamo fatto dei begli incontri con lui. Porta a casa nuove conoscenze e nuove amicizie e una fede più salda. Cosa ti porti a casa? Beh, sicuramente tanta felicità, dopo aver visto veramente tanto calore tra la gente e tra le strade, tutte le nazioni che comunque cantavano i loro cori, dopo si fondevano e cantando un coro unico, veramente mi è piaciuto tantissimo. Le catechesi sì, sono state importanti soprattutto la parte delle domande, perché mi sembra che nonostante la prima parte della classica catechesi, lettura del Vangelo, la possibilità che i ragazzi abbiano avuto di poter fare delle domande ai vescovi e di avere delle risposte comunque da persone con una certa autorità e con delle risposte che a mio parere sono state valide, siano state la parte più utile.